Ciao a tutti, io sono Laura, o la madre dei draghi se preferite, e oggi parleremo dei 5 motivi per cui Dungeons & Dragons è tornato di moda negli ultimi anni. Anche perché fra qualche giorno, nel giro di 2 o 3 giorni, uscirà al cinema il nuovo film di Dungeons & Dragons, L'onore dei ladri. Vi ricordo inoltre che su Screenworld tutta questa settimana sarà interamente dedicata a contenuti fantasy, quindi state attenti e non perdetevene nessuno. Che ne dite? Cominciamo? Sigla! Qualcuno di voi si starà chiedendo cos'è Dungeons & Dragons, vero? Permettetemi di fare una breve premessa. Tutto cominciò con un giovanissimo Gary Gygax, amante dei giochi e della narrativa fantasy e fantascientifica, che intorno ai 18 anni scopre in un negozio un libro ben preciso, Little Wars, scritto da H.G. Wells nel 1913. Il giovane Gygax entra nel negozio, acquista il libro e ne rimane conquistato, anche perché quel libro era un vero e proprio manuale di regole per poter muovere eserciti di miniature e farli combattere fra loro. In sostanza, uno dei primi manuali di wargame. Fu un colpo di fulmine per Gary, che decise di creare qualcosa di suo prendendo spunto proprio da Wells. Negli anni 60 creò e organizzò un club di wargame medievale e nel 1971 diede vita a Chainmail, il suo primo wargame tridimensionale. E fu così che anno dopo anno Gary si rese conto che dalla moltitudine di personaggi di un esercito si poteva passare alla singolarità di un unico personaggio, dotandolo di carattere, statistiche personali e di capacità o armi ben precise. Inoltre, dai semplici dadi a 6 facce, i più comuni nella maggioranza dei giochi da tavolo, Gygax scelse di passare ad altri tipi di dado. Fu proprio in un catalogo di forniture scolastiche che trovò dei dadi dalla forma molto particolare. Dadi a 4 facce, a 8, a 10 e persino un dado a 20 facce. Quello che tutti noi giocatori di ruolo amiamo e utilizziamo più spesso. Amiamo. Spesso lo odiamo pure. Dipende dal numero che esce. Gary poi, avendo letto libri come Conan il Barbaro e Il Signore degli Anelli, decise di introdurre un elemento molto particolare all'interno del suo gioco, la magia. E fu così che finalmente nel 1974, dopo varie peripezie, nacque Dungeons & Dragons. Ora, io vi ho fatto un riassunto molto stringato, in poche parole, delle origini di D&D. Ma se volete approfondire l'argomento, i ragazzi di Screenworld hanno creato dei contenuti apposta per voi. Nel link qui in alto, infatti, potrete trovare un video dedicato interamente all'argomento D&D. E torniamo a noi. Come potremmo quindi definire il gioco di ruolo? Semplice. La cosa più simile è l'improvvisazione teatrale. I giocatori impersonano un singolo personaggio e ne gestiscono azioni ed emozioni, mentre un Dungeon Master fa da regista o arbitro e accompagna i loro personaggi durante le avventure, preparando incontri con altri personaggi, detti NPC, o con mostri terrificanti. Negli anni 80 il gioco di ruolo cominciò a diffondersi a macchia d'olio, edizione dopo edizione. Ma il genere fantasy in sé per sé non venne mai percepito come qualcosa di fico e alla moda dalla società. Anzi, la sensazione era che i giochi di ruolo e la letteratura di quel genere venissero considerati come intrattenimento di serie B, così come la musica metal che si diceva inneggiasse al satanismo e portasse orde di adolescenti verso la perdizione. Fortunatamente, la condanna della società americana non è mai arrivata così violenta anche in Italia, sebbene i ragazzi cresciuti negli anni 80 e 90, amanti del gioco di ruolo, hanno comunque incontrato spesso ostilità da parte dei loro coetanei, venendo bollati come degli sfigati o subendo bullismo. Ma quindi, cos'è successo nel frattempo? Come si è passati dal subire il bullismo negli anni 80-90 alla riscoperta del GDR degli ultimi anni? Ve lo spiego subito. Motivo numero 1. The Big Bang Theory. Serie TV statunitense trasmessa tra il 2007 e il 2019 ha riscontrato così tanto successo a livello internazionale da diventare forse l'apripista principale nei confronti della cultura nerd e geek. I protagonisti, Leonard, Sheldon, Raji e Howard, sono amici e scienziati che amano leggere fumetti, collezionare action figure e giocare di ruolo. Fra l'altro, in una delle puntate dell'ultima stagione, compaiono guest star dello sport e dello spettacolo, come William Shatner, Will Wheaton, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Smith e Joe Manganiello, che si ritrovano a giocare a Dungeons & Dragons tutti intorno a un tavolo. E tutti loro, nella vita vera, ci giocano sul serio.
Credo quindi che il momento in cui la società, con la S maiuscola, abbia cominciato a cambiare idea nei confronti della cultura nerd e a rivalutarla in modo positivo, sia stato quando questa serie TV è esplosa e ha raggiunto l'apice del successo. Motivo numero 2. Critical Role. È più o meno negli stessi anni della messa in onda di The Big Bang Theory che nasce ufficialmente il progetto Critical Role, nell'ormai lontano 2015. Di cosa si tratta? Anche qui facciamo un piccolo passo indietro. Un gruppo di amici e doppiatori americani decide di festeggiare il compleanno di un membro del gruppo, cominciando a giocare una campagna di gioco di ruolo e utilizzando la quarta edizione di D&D. La cosa piacque a tutti a tal punto da decidere di andare avanti a giocare, cambiando però manuale e passando dalla quarta edizione a Pathfinder. Il progetto, fino a quel momento considerabile come totalmente casalingo e senza fini commerciali, venne notato da amici del gruppo del settore televisivo, che suggerirono di continuare a giocare in un formato live streaming per il canale Geek & Sundry. Per l'occasione venne deciso di passare da Pathfinder alla quinta edizione di D&D, uscita nel 2014. Il progetto decollò e in pochi anni il gruppo capeggiato dal master Matthew Mercer passò dal giocare a tavoli rumorosi con pessimi effetti audio ad uno studio ad hoc con tanto di grafiche, musiche e luci davvero show televisivo. Attualmente sono il primo canale al mondo su Twitch per entrate mensili, complice anche la pandemia degli ultimi anni, e hanno all'attivo diverse campagne e persino una raccolta fondi che ha generato ricavi per 12 milioni di dollari. Utilizzati poi per produrre la prima serie animata targata Amazon, tratta da una campagna di gioco di ruolo, Vox Machina. Motivo numero 3. Pandemia e streaming in Italia. Gli ultimi 3 anni non sono stati facili per nessuno, e in particolare per quasi tutto il 2020 e per gran parte del 2021, con le diverse attività praticamente chiuse, ci siamo spesso tutti ritrovati incollati a televisione, social e internet. Nello specifico, Twitch, piattaforma che fino al 2019 in Italia era conosciuta principalmente per essere quasi unicamente il regno degli streamer di videogiochi, ha conosciuto una nuova popolarità anche per live di altro genere, come ad esempio il Just Chatting. Sono approdati su Twitch molti content creator che prima lavoravano unicamente su YouTube, in quanto andare in live ogni giorno parlando del più del meno riduceva di molto le tempistiche di lavoro rispetto a dover creare video ad hoc. Le persone avevano bisogno di compagnia, e tanta compagnia è arrivata proprio da questi canali che streamavano gli argomenti più disparati, fra questi anche il gioco di ruolo. Per citarne due, Intel e D20 Nation sono stati i canali che più hanno aggregato persone intorno a sé. Intel nasce nel 2018 e anche loro hanno cominciato a giocare dapprima in una ludoteca, come Critical Role, per poi evolversi e prendere in affitto uno studio da cui gestire il progetto. Nel gruppo, streamer, content creator e doppiatori si sono ritrovati con lo scopo comune di divertirsi e creare contenuti da portare al grande pubblico. Attualmente hanno il canale YouTube dedicato al gioco di ruolo più grande in Italia e sono arrivati alla quarta stagione della loro campagna D&D principale, avendo all'attivo anche fumetti con le backstory dei diversi personaggi. Spesso portano anche altre giocate, basandosi su manuali diversi da D&D. I D20 Nation, invece, nascono nel 2017 e anche loro portano il gioco di ruolo su Twitch. Diversamente dagli Intailers, però, ogni membro del gruppo streama da casa. Nonostante questo, le live sono molto curate da un punto di vista di piattaforme di gioco, musiche, immagini e contenuti. Anche loro hanno un canale YouTube su cui ricaricare le live streaming e hanno all'attivo tantissime campagne e mini campagne interamente dedicate a Dungeons & Dragons. Motivo numero 4. Stranger Things. Secondo molti giocatori di ruolo che si divertivano già negli anni 80 e 90 a giocare, è anche grazie a Stranger Things se adesso stiamo vivendo una nuova Golden Age del GDR. Non sono stati gli anni 80 gli anni dello splendore, che a riguardarli adesso in effetti ci appaiono oscuri e pericolosi, soprattutto se vivevi in America, ma gli anni 20, questi anni 20 in cui ci troviamo adesso, ad essere gli anni di ritorno all'apprezzamento del GDR. E gran parte del merito va anche ad un altro fenomeno televisivo che segue The Big Bang Theory, Stranger Things. Big Bang Theory, come già detto, finisce nel 2019, ma già dal 2016 inizia pian piano a prendere piede questa nuova serie TV, che recupera temi e atmosfere degli anni 80 e li riporta presto in auge. Creata dai Duffer Brothers, nati nel 1984, ci fa vivere un'avventura che attinge da film e serie TV celebri dell'epoca, come ad esempio Twin Peaks, Ai confini della realtà, It, I Goonies e Stand By Me, solo per citarne alcuni. Il tutto condito da musiche synthwave che ben si sposano con il genere di narrazione proposta. Fin dalla prima stagione vediamo i piccoli protagonisti, un gruppetto di 4 amichetti undicenni che vivono a Hawkins, in Indiana, alle prese con la scomparsa di Will e la sua disperata ricerca,
fra laboratori che nascondono segreti pericolosi e creature di altre dimensioni. Ma durante tutte e quattro le stagioni finora pubblicate su Netflix, è stato un sottile filo rosso a collegarle. Dapprima quasi invisibile e successivamente divenuto esplicito proprio grazie all'ultima. I ragazzini spensierati della prima stagione giocano spesso Dungeons & Dragons e quando Will scompare, parlano di Regno delle Ombre e di Demogorgoni. Anche nelle stagioni successive, i riferimenti a D&D saranno sempre presenti e i ragazzi utilizzeranno termini derivanti dal gioco di ruolo proprio per dare un nome a creature che un vero nome non ce l'hanno. Demogorgoni, Mind Flayer, Vecna. Ed è con Vecna che arriviamo alla quarta stagione, uscita nel maggio 2022. Il successo raggiunto è stato a dir poco sconcertante. Milioni di persone si sono appassionate sia alla serie che al gioco di ruolo, grazie anche all'inserimento di un personaggio amato fin da subito, il metallaro Eddie Munson. Eddie, oltre ad essere amante della musica metal e personaggio abbastanza controcorrente all'interno della sua scuola, è anche il Dungeon Master di Lucas, Dustin e Mike. La serie ci fa assistere da vicino alla brutta fine di Chrissy, giovane cheerleader della scuola, e alla colpa della sua morte scaricata totalmente su Eddie, che noi sappiamo fin da subito essere innocente. Comincia così una brutta caccia alle streghe nei confronti di Eddie e del suo gruppo di gioco di ruolo, che ricalca il Satanic Panic degli anni Ottanta. Sarà per il carisma dell'attore, sarà per la scrittura del personaggio o della sua fine eroica suonando Master of Puppets dei Metallica, che Eddie è entrato nei cuori di tutti, indistintamente. E da quel momento, magliette dell'Hellfire Club ovunque, come se piovessero. Se questo ha portato o porterà tante persone a considerare di nuovo fichi metallari e i giocatori di ruolo, allora ben venga. E infine, motivo numero 5. Anche le persone famose giocano a D&D. Essere nerd non significa per forza essere degli sfigati, solo perché ci piace la letteratura fantasy, la musica metal, o passare ore a giocare di ruolo non significa che siamo delle persone dissociate dalla realtà. E poi, anche le persone famose giocano a D&D. Volete qualche nome? Vin Diesel, ad esempio. Michelle Rodriguez, sua compagna di film nei numerosi Fast and Furious e una dei protagonisti del film di D&D in uscita fra qualche giorno, ha più volte detto che Vin Diesel ha interi armadi a casa pieni di manuali delle diverse edizioni di D&D ed è un grandissimo fan, oltre che giocatore. Ma gli stessi personaggi famosi citati poco fa nella sezione Big Bang Theory sono tutti davvero giocatori di ruolo. William Shatner, Will Wheaton, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Smith e Joe Manganiello. A proposito, parliamo un attimo di Joe. Qualche anno fa, Maxwell Jacob Friedman, wrestler statunitense, scrisse un tweet in cui si mostrava tutto gonfio e tronfio allo specchio di una palestra, cinguettando «I don't play Dungeons and Dragons», a mo' di scherno. Beh, secondo la sua testolina, probabilmente chi gioca D&D non fa sport, a quanto pare. Per fortuna, la risposta di Joe non si è fatta attendere, postando una foto della copertina della rivista Masculine Fitness, in cui mostrava i suoi bei pettorali scolpiti, Joe ha risposto con un candido e tombale «I do», e da quel momento è diventato il mio idolo indiscusso. Manganiello, attore, modello e giocatore di ruolo fin da piccolo, ha partecipato a delle live di Critical Role con il suo celebre dragonide Arkan, che è persino diventato canonico nella lore di D&D, oltre ad essere l'attuale possessore della mano di Vecna. Inoltre, si sta attualmente occupando di uno show televisivo tratto dalla serie di romanzi Dragonlance per la Wizards of the Coast. Ma non solo. Nel 2019 è stato ospite del Lucca Comics and Games e ha giocato come un matto insieme a centinaia di persone, forse con meno addominali, ma appassionate tanto quanto lui. E tanto basta a renderlo uno di noi.